Cominciamo che alla fine abbiamo respirato un po' di più perché, come ho detto, noi non siamo, ho detto in settimana a qualcuno di voi, non siamo una squadra costruita per ammazzare il campionato, ammazzare la partita. Siamo una squadra che deve migliorare nei singoli giocatori, giovani, che deve prendere fiducia, che deve prendere consapevolezza di quello che può fare partita dopo partita. Ma siamo una squadra che tendenzialmente succederà, noi vorremmo spaccare le partite ogni volta, ma siamo una squadra che tendenzialmente accadrà, che giocherà le partite punto a punto. E quindi i finali punto a punto sono sempre un po' un terno al lotto per definizione. Oggi siamo stati bravi e da qui voglio partire perché abbiamo dato la spallata al momento giusto e abbiamo spaccato la partita. È stato un momento di due momenti di difficoltà, uno sicuramente nel quarto quarto quando eravamo sempre attaccati, siamo stati bravi e lucidi. E grande momento di difficoltà onestamente è stato nel primo tempo dove abbiamo iniziato con il nostro piano partita, abbiamo iniziato con il nostro ritmo, con le nostre scelte difensive che erano sicuramente quelle di togliere un po' di più i tiri da 3 punti rischiando qualche penetrazione al ferro e le penetrazioni al ferro le abbiamo lasciate, ma questo si poteva fare sicuramente meglio, ma era un po' nel piano partita per togliere e abbassare le loro percentuali da 3 punti. Le difficoltà nel primo tempo da cui sono partito sono che abbiamo avuto problemi di falli inaspettati, i 3 falli di Vedovato dopo 2 minuti, i 3 falli di Aristide Landi che per noi è ed è stato, poi si è visto nel secondo tempo un giocatore fondamentale in questa partita e anche i 2 falli di John Brown, perché poi abbiamo finito all'intervallo anche con i 2 falli di JB, quindi tutto il reparto lunghi in situazione critica di falli. È stato molto bravo Gabriele Benetti perché ha avuto un impatto importante anche diverso dal solito, perché solitamente tende a giocare bene, questa è una fase di maturazione per lui, tende a giocare bene se parte bene. Oggi non è partito bene e ha giocato bene, perché poi è andato a rimbalzo, poi ha fatto canestri anche difficili, ha fatto canestri con personalità e ha tenuto il reparto lunghi e tutto quello che riguardava l'area e la zona rimbalzi, ha tenuto la squadra in partita per tutto il primo tempo. Quindi queste sono state le nostre due difficoltà. Poi la partita, ho detto come dico a voi, come ho detto ai ragazzi, sono stati bravi, avevamo un'idea offensiva e difensiva e i ragazzi sono stati bravi nel percorrerla, poi sicuramente con degli errori possiamo fare meglio in attacco, possiamo fare meno errori in difesa, però l'idea, come vi ho detto, di andare oltre a togliere i tiri da 3 punti, rischiare le penetrazioni, indirizzare sul lato di campo Mace, rischiando anche qualche appoggio facile, il layup al ferro, i ragazzi l'hanno perseguita, è come l'idea nei primi 2/3 quarti di correre la partita anche in maniera un po' esagerata, anche semplicemente correrla senza magari andare al tiro, ma solo correrla, correrla per portarli alla fine, noi speravamo, visto che poi in questo momento non hanno rotazioni molto lunghe, in debito di energia e credo che si sia visto, non so se è una coincidenza, era la nostra idea e credo che sul finire siamo andati via un po' in brillantezza. Domande? Allora, 30 punti della panchina Treviglio, 36 punti questa sera della panchina, sono un'enormità, non a caso sono arrivate 2 vittorie. Bene, sì, è questo processo di crescita, poi io dico sempre, non l'ho variato tantissimo rispetto magari a altre squadre che ho allenato, però non ho un quintetto nella testa e i ragazzi non sanno neanche, voi potete osservarlo tranquillamente quando li richiamiamo dopo il riscaldamento, che do quelli che entrano, non lo sanno neanche in riunione tecnica chi entra, perché partiamo da questo concetto che tutti devono essere pronti, quindi quintetto non quintetto, c'è non c'è, però è chiaro che chi viene dalla panchina, se ci dà contributo e ci fa svoltare la partita, è importante. Oggi, a parte l'apporto di Lanti, che è stato molto evidente, anche Tommy, anche Baldasso è stato molto bravo nel momento in cui è entrato, ha girato l'inerzia ed è stato importante. Oggi devo dire è stato puntuale anche Giuliano, anche Maresca perché è stato presente da un punto di vista difensivo, è stato anche sanzionato forse in maniera eccessiva con qualche contatto, però per noi è stato importante perché abbiamo avuto Daniele in un momento della partita un filo in calo e avere il corpo di Giuliano in quel momento è stato importantissimo. A Treviglio abbiamo giocato con 3 piccoli, in questa partita non avremmo potuto per la loro fisicità, quando cioè tutta la partita hanno giocato con Ganeto da 3 e alcuni minuti con Filloi, ovviamente non potevamo giocare con i 3 piccoli, quindi Maresca oggi è stato molto importante. Però, Scusa, forse non ho. Sì. Proprio questo ruotare 9 uomini, quindi 6 minuti e mezzo, 7 in tutte le partite, Sì. va bene perché non crea gerarchia, giusto? Perché No. anche se non partono istanti in fai sanno che
non abbiamo gerarchie, l'ho ridetto a loro, noi andiamo a quello che ci lascia la partita. Se la partita decide di raddoppiare John Brown, tiriamo con Kessa, se raddoppiano Kessa tiriamo con Sandri. Noi andiamo dietro alla partita e vogliamo che tutti si sentano pronti al momento opportuno. Sicuramente questa è l'idea, grazie. Coach, non sarà una squadra costruita per stare in vetta, ma la classifica dice che siamo a 2 punti dalla coppia Siena e Tortona, che è una gara in più, che sono rispettivamente terza e quarta. Non so, io onestamente guardo la classifica relativamente, nel senso che quello che è importante in questo momento è che noi ogni settimana, ogni partita, perché adesso abbiamo 3 partite in una settimana, ogni partita ci sia uno step. E mi sembra che i ragazzi, per come si allenano, per quanto ascoltano, per come ci tengono, credo che stiano facendo uno step ogni volta che andiamo in campo, perché poi devi anche capire, partire dal presupposto che anche gli avversari fanno degli step, anche gli avversari tendono a migliorare con lo stare insieme. E quindi più che la classifica sto guardando se la squadra fa degli step, e devo dire che e nella partita con Legnano e nella partita con l'Eurobasket abbiamo fatto degli step. È chiaro che è difficile da accettare, perché con l'Eurobasket, con Legnano abbiamo perso in trasferta, la prima in classifica, non perdeva da una serie infinita, e uno l'accetta. Con l'Eurobasket è più difficile, ma noi ci arriveremo. In questo momento è stata una partita tra virgolette positiva, perché il perdere non ci ha assolutamente fatto piacere, tantomeno in un derby, però anche lì abbiamo imparato alcune cose che poi ci sono tornate nel finale punto a punto a Treviglio, e oggi, quando ancora a 5 minuti non andavamo via, siamo stati in pieno controllo. Però se proprio vogliamo trovare un parole nuovo, nel secondo periodo più 13 la gara sembrava in controllo. Quando? Nel secondo periodo manca un'enormità. Però la sensazione è che Trapani, come ha confermato Lucarello, non giocava di squadra, andava molto sull'individualità, e piano piano tanti tiri un po' forzati. Fabio, non pensi che sia il caso di introdurre, se possibile, un po' più di razionalità, di canestri un po' più facili? Spesso ci sono delle forzature che non hanno senso, tipo tiri da 3 forzati, cioè senza senso. La gara si vince probabilmente prima. Io onestamente non ricordo i tiri da 3 forzati. Kessa, Baldasso. No, i nomi dei giocatori li ricordo, non ricordo i tiri da 3 forzati. Vari tiri che ricordo delle costruzioni per aprire il tiro da 3 punti e dei buoni tiri. Mi sembra che anche l'ultimo tiro, che forse potresti definire forzato, di Kessa, è quello che ha aperto la partita. Noi giochiamo per essere molto aggressivi sulla linea dei 3 punti. L'essere molto aggressivi sulla linea dei 3 punti costringe la difesa avversaria a uscire, a raddoppiare, a mettere le mani fino a un passo oltre la linea, come sta facendo con Kessa. E questo ci permette di aprire gli spazi per John Brown, di aprire gli spazi per le penetrazioni di Tonino Raffa, e da qualche parte devi aggredire la squadra avversaria, perché se giochi solo interno, o se giochi solo razionale, o se giochi solo per fare dei canestri facili, che poi non è mica facile, perché sennò la farebbero tutti, se giochi solo per fare dei canestri interni, poi diventano forzati i tiri interni. Se il tiro è aperto e si sbaglia, certo, ci sta. Io ho avuto la sensazione, ma posso anche sbagliarmi, ma ci sono state varie forzature, ma anche in paese. No, questo, cioè, non sono. Basta un po' rallentare, e tanto loro il nostro piano partita non era rallentare, il nostro piano partita era farli correre per 3 quarti e poi nel quarto essere pronti a castigarli. Credo che sinceramente oggi il piano partita i ragazzi siano stati bravissimi. L'idea era di farli correre. Ogni tanto ci scappa un tiro un po' rapido, però anche Daniele Sandi, che ha preso un tiro in contropiede, aveva 8 metri di spazio. Poi se questo è un tiro che non piace perché tiriamo dopo un passaggio, noi siamo una squadra costruita con quello che possiamo fare, con grande orgoglio di averla costruita in questo modo, con grande piacere di allenarla ed entusiasmo, no, perché bisogna capire quello che si può fare. Io non ho Renzi, cioè se hai Renzi, che ho allenato 4 anni, se hai Renzi puoi anche giocare interno e puoi giocare una pallacanestro diversa. Noi non abbiamo Renzi, noi abbiamo una squadra diversa e abbiamo scelto di fare una squadra diversa. Allora, se giochiamo dinamico troviamo delle soluzioni, se giochiamo, come dici tu, più razionale o per cercare dei canestri più facili, che ripeto, non so come si possa fare, è difficile. Meno complicato, cioè, ci sono le difese avversarie, cioè devi avere. Certo. Solo per soffrire di meno, Fabio, non è perché. Vorremmo tutti soffrire di meno, io per primo. La squadra è sicuramente bella, diverte, e questo è importante, solo che se uno dico, cioè, tante volte sembra che ci siano
dal mio modestissimo e sindacabilissimo punto. No, no, assolutamente. Tu hai idea di che squadra sia Trapani, di che giocatori ha Trapani, di quale curriculum, di quale background hanno questi giocatori? No, no. Ma per bocca del primo coach non ha quello incantato. Io sto solo parlando solo della qualità dei giocatori, dei campionati che hanno fatto e di che tipo di squadra hanno costruito. Boh, solo questo.